Solo per esprimere, visto che noi non abbiamo pregiudizi sulle proposte di buonsenso come quelle anche se arrivano da deputati appartenenti a gruppi che invece sistematicamente su altri temi non hanno nessun tipo di volontà di discussione, noi voteremo a favore dell'emendamento del collega Combricker. Grazie. La ringrazio. Allora, nessun altro chiede di intervenire? Dichiaro aperta la votazione sul 13.1 Combricker. I pareri sono contrari. Malisani. Bolognesi. Allora, deputata Centemero, ecco, ha votato. Allora, chi altro deve votare? Moscat. Ha votato? Bene, a questo punto dichiaro chiusa la votazione. Favorevoli 117, contrari 279, la Camera respinge. Pongo quindi in votazione l'articolo 13, dichiaro aperta la votazione. Colonnese, Panucci, Malpezzi, Lorina Bianchi. Allora, ci siamo, dichiaro chiusa la votazione. Favorevoli 306, contrari 6, la Camera approva. Allora, siamo all'articolo 14. Relatore Bordo, mi dai i pareri? Sì, Presidente. Allora, il 14.1, io esprimerei un parere favorevole, ma se il presentatore dell'emendamento fosse d'accordo rispetto ad una proposta di riformulazione Sì. che io farei. La riformulazione è la seguente, lascerei dell'emendamento la parte in cui si dice le relazioni sono trasmesse alla Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica.